Buonasera, videocronaca di oggi venerdì 2 gennaio. Il ministro delle partecipazioni statali Gianni De Michelis ha dichiarato la propria disponibilità alla proposta di una conferenza regionale per dibattere il ruolo della Terni e delle aziende a partecipazione statale. Lo ha annunciato lo stesso ministro con un telegramma all'assessore regionale Provantini. De Michelis ha anche comunicato il riferimento alle sollecitazioni dell'assessore che per quanto riguarda il caso specifico delle acciaierie Terni sono in corso trattative fra il Ministero delle Partecipazioni Statali, la FLM e la Finsider per una nuova struttura siderurgica pubblica. Sulla risposta di De Michelis, l'assessore Provantini ha detto che prendiamo atto positivamente che il ministro si sia impegnato a partecipare alla iniziativa decisa dal Consiglio regionale sui problemi della Terni e sul ruolo delle partecipazioni statali. La conferenza costituirà un'occasione importante per una puntuale verifica pubblica fra governo, Parlamento, Regione, enti locali, sindacati, forze politiche, operai, tecnici, dirigenti della società, delle finanziarie e degli istituti. Con lo stesso ministro, su incarico delle altre regioni, dovremo affrontare i problemi relativi alle definizioni di un nuovo ruolo delle stesse regioni, fra cui le questioni dell'organizzazione di conferenze regionali sui temi della programmazione, dei ruoli del sistema e delle singole aziende a partecipazione statale. La nostra conferenza sulla Terni servirà dunque a fornire un contributo alla stessa linea nazionale. Ciò premesso, prosegue Provantini, non possiamo che esprimere un giudizio negativo sulla mancata risposta del ministro ai documenti e alle proposte avanzate con voto unanime del Consiglio regionale, una mancata risposta che si riconduce alla questione Terni e alla nostra unanime proposta di riprendere la trattativa programmatica. Non ignoravamo che fosse in corso una discussione nazionale con la Finsider e i sindacati. È un fatto questo ben noto al ministro De Michelis che quest'anno, in ben 4 incontri, ha delegato la rappresentanza del governo al sottosegretario Dalmaso. Provantini ha quindi ricordato con una breve cronistoria alcune tappe significative della questione Terni. Nel gennaio 80, ha detto, ponemmo sul tappeto i problemi dell'azienda. A febbraio avanzammo proposte nazionali sulla siderurgia e poi ancora a maggio e a luglio ottenemmo, dopo le nostre richieste e sollecitazioni, un piano per la Terni e il fatto che al tavolo del confronto ci fosse da un lato il ministro, l'IRI, la Finsider e l'azienda e dall'altro la regione, gli enti locali e i sindacati. Ci lasciamo con il reciproco impegno di passare dalla fase del confronto a quella della trattativa sui programmi e indicammo la data di settembre-ottobre. Passiamo ora alla pagina sindacale. I lavoratori della MUA e i sindacati nel corso di 3 assemblee hanno espresso tutto il loro disappunto per lo stato di confusione esistente a tutt'oggi sul destino della Ferrovia Centrale Umbra. Lo stesso disappunto viene espresso nei confronti del governo che nonostante le ripetute richieste di una convocazione si rifiuta di accettare un confronto alla presenza delle organizzazioni sindacali e della regione dell'Umbria per fare luce sullo sviluppo della risoluzione consensuale e sul commissariamento della MUA. Le segreterie regionali trasporti hanno pertanto deciso di intensificare lo stato di agitazione da tempo in atto alla MUA, chiedendo nel contempo la solidarietà e la comprensione dei cittadini e dell'utenza tutta attraverso una serie programmata di scioperi. Martedì 5 gennaio dalle ore 7 alle ore 9, sabato 10 gennaio un altro sciopero dalle ore 11 alle 15, e è inoltre previsto un altro sciopero per il 15 gennaio. Una astensione complessiva di 24 ore dei lavoratori della MUA e di tutti i lavoratori dei trasporti dell'Umbria. E a questo punto vediamo ora un filmato, una intervista con il segretario provinciale del Partito Socialdemocratico Italiano, il dottor Gonario Guaitini, un breve consuntivo sull'anno 1980, quindi l'attività politica. Boom.
un anno che ha visto delle catastrofi naturali, ha visto delle catastrofi a livello anche politico, a livello sportivo, anche se abbiamo un po' esagerato il termine. Un anno che fino a pochissime ore del suo termine ha avuto un'altra manifestazione del terrorismo, un generale dei carabinieri assassinato a Roma. Un anno in cui si comincia a parlare di prima Repubblica italiana, di seconda Repubblica italiana, in cui qualcuno dice anche che bisogna eliminare i partiti del governo. Beh, noi comunque vogliamo lasciare queste considerazioni, vogliamo magari restare più legati alla terra, alla realtà, e quindi continuiamo questa nostra serie di interviste che stiamo realizzando con i segretari regionali dei partiti in Umbria. È la volta stasera del segretario regionale dell'Umbria, del Partito Socialdemocratico, provinciale, pardon, del Partito Socialdemocratico Italiano, dottor Guaitini. Allora, un consuntivo del 1980 per il suo partito. Per quanto riguarda il mio partito, direi che l'anno 1980 è stato un anno nettamente positivo. È stato l'anno in cui da parte dei nostri avversari ci si dava per defunti politicamente. Viceversa, è stato l'anno che ha visto non solo riconfermare i suffragi elettorali al nostro partito, ma li ha visti accrescere in maniera sostanziosa, questo sia in campo provinciale e regionale che in campo nazionale. Ha visto riconfermato quindi sostanzialmente la validità della nostra presenza politica e soprattutto la validità del nostro contributo a livello di governo nazionale e a livello di amministrazioni locali. A livello locale noi abbiamo portato avanti in passato e riteniamo di doverlo portare avanti in maniera ancora più incisiva per il futuro la nostra posizione costruttiva nelle amministrazioni locali. Riteniamo che in questo momento veramente difficile per il Paese, per la nostra regione, per la nostra provincia, sia assolutamente necessario il contributo di tutte le forze politiche, sia necessario mettere la sordina, se così vogliamo dire, a quelle che sono le differenze e le divisioni per cercare i punti di unione, in maniera tale che dalla convergenza dei contributi si possano superare questi momenti particolarmente difficili. Nell'introduzione è stato accennato al barbaro assassinio del generale dei carabinieri che è avvenuto l'ultimo dell'anno, che ha dimostrato purtroppo ancora una volta che il terrorismo non è ancora stato vinto, che è necessario ancora continuare con fermezza e con serietà di intenti, senza tentennamenti, senza nessun cedimento, senza patteggiamenti, la lotta a questi individui che vogliono abbattere lo Stato democratico. E torniamo a ripetere che da parte nostra vi sarà il contributo, così come lo è stato in passato e così come lo sarà anche per il futuro, contributo fermo e deciso per portare avanti queste nostre idee nell'interesse generale. A livello locale, cioè a livello della regione dell'Umbria, vi sono stati dei momenti di tensione, vi sono tuttora dei momenti di tensione fra il Partito Socialista e il Partito Comunista, che rappresentano la quasi totalità delle amministrazioni nell'ambito della nostra regione. Noi riteniamo che il nostro contributo sarà teso a far cercare di superare, nell'ambito logicamente della modestia della nostra forza elettorale in Umbria, a far superare questi momenti di tensione proprio per cercare di ricreare quella convergenza di idee, di programmi e di contributi tesi a far superare il momento difficile che sta attraversando la nostra regione, soprattutto mi riferisco a livello delle piccole e medie imprese, dove si sta cominciando a sentire in maniera veramente decisa il costo del denaro. Mi riferisco al settore dell'agricoltura, che sta attraversando uno dei momenti peggiori degli ultimi anni. Mi riferisco anche e soprattutto al settore dell'artigianato, che costituisce la spina dorsale della nostra economia.
Proseguiamo con le altre notizie. Il consigliere regionale della Democrazia Cristiana, Giuseppe Bruno, ha rivolto una interrogazione al presidente della Giunta regionale per sapere se è a conoscenza della grave situazione che si è venuta a determinare alla Bosco di Terni. Tale situazione, prosegue l'interrogante, fa rilevare l'interrogante, si sarebbe ulteriormente complicata dopo l'incontro del 9 dicembre scorso tra consiglio di fabbrica e direzione della Bosco, nel corso del quale quest'ultima avrebbe praticamente ammesso di non aver avuto approvato dalla GEPI il piano di ristrutturazione, pertanto di non essere solo costretta a far slittare l'avvio dei provvedimenti risanatori, ma persino di non essere in grado di chiedere la cassa integrazione speciale, dovendosi pertanto limitare ad usufruire di quella ordinaria. Tutto ciò, prosegue il consigliere Bruno, significherebbe che alla GEPI non ci sono ancora idee sufficientemente chiare sulla strategia di risanamento da attuare. Dato che tale stato di cose, oltre che aggravare la situazione economica della provincia di Ternana, aumenta le già notevoli preoccupazioni di circa 500 dipendenti di una delle più importanti aziende metalmeccaniche dell'Umbria, si chiede di conoscere le valutazioni, gli intendimenti e le iniziative della Giunta regionale. Sull'edilizia rurale, i consiglieri Mingarelli e Materezzo del PC e Potenza del Partito Socialista hanno consegnato al Consiglio regionale la seguente mozione. Il Consiglio regionale dell'Umbria, considerato che il problema della casa assume aspetti sempre più gravi e preoccupanti, e che esso riguarda non solo le città ma anche le campagne, che in particolare nell'Umbria molte abitazioni dei coltivatori diretti e la stragrande maggioranza di quelle dei mezzadri sono in condizioni di fatiscenza, e che i finanziamenti assegnati all'Umbria in base alla legge 457 piano decennale dell'edilizia ammontano a 691 milioni, con i quali sono possibili interventi soltanto per 300-350 abitazioni rurali, auspica che la questione edilizia rurale sia inserita a tutti gli effetti nella questione nazionale della abitazione, e inoltre che sia assicurato per l'edilizia rurale un flusso continuo di finanziamenti, così come per l'edilizia sovvenzionata, e che tali finanziamenti facciano parte di quelli della legge 457 e non provengano da stralci di altri provvedimenti previsti per l'agricoltura. Ed ora vediamo un altro filmato che riguarda il problema dei ritardi della pubblicazione delle graduatorie pubblici, delle graduatorie provinciali e delle nomine per quanto riguarda gli incarichi per gli anni scolastici 80-81 e 81-82. Siamo ancora qui con la delegazione degli insegnanti, ecco, vorremmo affrontare alcuni problemi in questo inizio d'anno, la scuola è un problema grosso, che cosa si prevede per il 1981? Queste difficoltà relative soprattutto al ritardo mostruoso con cui arrivano le nomine e che fanno subire delle gravi conseguenze anche agli alunni, ecco, voi prevedete di poter modificare in quest'anno un po' la situazione oppure si procederà con i consueti ritardi? Ma noi speriamo che questo che si è verificato non si verifichi più in futuro. E noi infatti siamo tutti d'accordo nel promuovere, se le nostre richieste non verranno accettate da parte del provveditorato, un'azione a livello legale. Ricorreremo alla Procura della Repubblica o chi è competente per questo tipo di interventi. E speriamo che la nostra iniziativa sia di esempio anche agli altri colleghi che magari rimangono un po' in un cantuccio, ecco, titubanti, timorosi e temono di farsi sentire. Ecco. Poi volevo dire una cosa, che il ritardo delle nomine è dovuto al fatto che sono uscite in gravissimo ritardo le graduatorie, che dovevano uscire entro settembre, lei si immagini, che sono uscite adesso. Quindi è tutta una conseguenza, è tutto fatto a incastro, per cui se non escono le graduatorie le nomine vengono fatte con lentezza, quindi ne va a scapito dei ragazzi, di non avere insegnanti fissi, eccetera, eccetera. Mi dica. Sì, volevo soltanto dire che non è soltanto per le nomine, consideriamo le supplenze annuali, pensando che ce ne sono moltissime, ognuno di noi verrà spostato di sede praticamente, perché è ovvio che con una nuova graduatoria ci sarà uno sbalzo di posizione e quindi ovviamente ognuno di noi sarà costretto a lasciare il posto attuale e per prendere un altro.
Tutto questo potrebbe andare benissimo se le graduatorie uscissero regolarmente a settembre, ma questo avviene a metà anno scolastico, quando ognuno di noi ha già iniziato il programma dopo aver faticato per conoscere le classi e per vedere quali sono i problemi appunto relativi agli alunni, e una volta che ci siamo inseriti, abbiamo iniziato il nostro programma, veniamo tranquillamente spostati e dobbiamo ricominciare di nuovo tutto il lavoro. Ovviamente lei aveva qualcosa da aggiungere. Chi ci ascolta ha questi problemi può mettersi in contatto con questi numeri telefonici che noi diamo. Di Foligno è il 60704, ripeto 60704 Foligno. Per quanto riguarda Perugia invece è il 75 18 23, ripeto, Perugia 75 18 23. Io la ringrazio e allora appello a tutti gli insegnanti e direi anche molta attenzione da parte di alunni e genitori per questi problemi. Arrivederci. Sono stata al centro, una bara onda. Come dici? Per l'amor di Dio. Poi sono stata ai grandi magazzini e anche lì una bara onda. Ma non è possibile. E perché? Ma perché di bara onde a Perugia ce n'è una sola. Eccola. I love is the life. Baraonda donna, prima. Baraonda uomo, poi. La Baraonda personalizza il tuo acquisto. Non è importante vestire. Ma vestire Baraonda valorizza il tuo io. Baraonda uomo. Baraonda donna. Alla Baraonda. Baraonda di prezzi, Baraonda di proposte. La Baraonda di Felicioni Alessandra. Telefono 23309 Perugia. Ricorda, Baraonda donna, Piazza Danti numero 6. Ricorda, Baraonda uomo, Piazza Danti numero 8 Perugia. Fratelli Marcagnani, Mobili Marciano, Zona Industriale, telefono 870-2110. La ditta Marcagnani Mobili offre in omaggio sul prezzo degli arredamenti la garanzia di un'esperienza ultra ventennale di arredatore. Mobili Fratelli Marcagnani, Marciano, prezzi fissi, la migliore garanzia. Fratelli Marcagnani, Mobili Marciano, Zona Industriale, telefono 870-2110. Passiamo ora alle piccole informazioni economiche. Il Dancing Belvedere organizza per domani sera una serata danzante veramente eccezionale in cui verranno premiati i migliori ballerini di rock e liscio. Per prenotazioni rivolgersi allo 0742 62 15. Dottori Sergio, accessori per auto in via Campo di Marte 3A1. Ricorda gli accessori auto per l'inverno, catene, porta sci, spazzole, tergicristalli, sbrinatori e antiappannamento, un vasto assortimento di fenni nebbia e copri radiatori. Teleaia cerca aspiranti tecnici e aspiranti annunciatrici, per informazioni rivolgersi tutte le mattine dalle 9 alle 12 presso la redazione. E passiamo ora alle altre notizie. Sabato prossimo, 10 gennaio, alle ore 17, presso la Sala Valnerina di Palazzo Cesaroni, a Perugia, si terrà una conferenza dibattito
sarà il relatore il dottor Salvatore Mastruzzi sul tema posizione del Partito Socialdemocratico Italiano sulle pensioni e sulla sicurezza sociale. Ed ora vediamo un altro filmato. Si tratta della riunione del comitato di coordinamento presieduto dall'assessore regionale Giustinelli, comitato di coordinamento per gli aiuti, i soccorsi alle zone terremotate della Campania e della Lucania. Prefabbricate dovrebbero partire nei primissimi giorni della prossima settimana, quindi fra 4-5 giorni, indirizzata dall'Umbria verso la zona colpita dal terremoto del 23 novembre. Da 50 si dovrebbe arrivare a circa 110 prefabbricati. Ne parliamo con l'assessore Giustinelli, che stasera ha avuto anche un incontro con i sindaci dei comuni dell'Umbria, con l'assessore e con il presidente della provincia di Perugia. Ecco, ci porti magari una testimonianza, magari parliamo anche di questi prefabbricati che saranno presto inviati al sud. Ma come lei ha visto, ci siamo riuniti questa sera con gli enti locali e noi facciamo riunioni tutte le settimane per coordinare l'attività di soccorso verso le zone, i comuni che ci sono stati affidati. Fino ad oggi abbiamo operato anche con notevole impegno, con molti mezzi ed uomini, nei comuni che ci sono stati indicati, Laviano, Castelnuovo di Conza e Santomenna, soprattutto in direzione dei problemi della prima fase. Abbiamo inviato centinaia di roulotte, mezzi medicinali, equip medico-sanitarie, veterinari, quanto altro era necessario. Adesso, giustamente, come diceva, si passa alla fase dei prefabbricati. Siamo nella condizione di poterne inviare oltre 50 già dai prossimi giorni, messi a disposizione da enti, da comuni, da banche, da sindacati, dalla Federazione Unitaria, che ne ha acquistati 20. Il problema che abbiamo è quello però della sistemazione delle piazzole in loco, perché sono posti molto accidentati e non potremmo portarli e poi lasciarli senza piazzarli direttamente. C'è anche il problema del trasporto, mi scusi. Ci sono problemi anche di questo tipo, ma che contiamo di poter risolvere ai primi della prossima settimana. Poi successivamente, siccome abbiamo avuto anche notevoli fondi per versamenti messici a disposizione dei cittadini, attualmente siamo a circa 600 milioni, contiamo di poter definire meglio il programma per l'ulteriore invio di prefabbricati. Al momento attuale, quindi, siamo in questa situazione di poter fare un bilancio che credo sia abbastanza positivo. Credo che si debba dire e dare atto ai nostri enti locali, al personale, ai tecnici, agli amministratori di aver fatto un grosso sforzo. La presenza dell'Umbria non è stata fatta oggetto di contestazioni, non ci sono state punte di antimeridionalismo come si è registrato in altre realtà. Abbiamo lavorato talvolta anche con eccessiva discrezione, ad esempio hanno parlato tutti del Natale dei terremotati, noi abbiamo mandato molta roba, oggetti e regali per la vita civile, oltre che per i singoli. Abbiamo mandato televisione a colori, biliardini, giocattoli, parecchie cose che però così sono passate un po' forse inosservate perché eravamo impegnati a farne anche delle altre. Signore, quindi si può penso dire che in Umbria non si è spento quel fenomeno di solidarietà umana che in altre parti tuttavia si sta anche registrando? No, mi sembra di dover registrare, e la riunione di questa sera ne è stata un'ulteriore conferma, un dato molto positivo, che questo comitato di coordinamento non è fatto solo dai comuni, dalla regione, dalle province, ma c'è l'associazione degli industriali, i sindacati, la Caritas, ci sono diversi soggetti che sono forze sociali importanti della nostra regione. Il fatto che si ritrovino in questa attività, che insieme discutano e collaborino per la migliore organizzazione dei soccorsi è un dato molto positivo. Naturalmente anche noi abbiamo dei limiti, dei ritardi che probabilmente dovranno essere superati, si deve tener conto che i tecnici, il personale che va ad operare in quella zona finiscono sempre con il trovarsi in condizioni difficili, climatiche, debbono sopportare grossi disagi e quindi abbiamo anche noi problemi di turni, di organizzazione, di rotazione, tante cose che evidentemente non si vedono all'esterno ma che però presuppongono un'attività continua, perché poi questo ingranaggio se si ferma non riusciamo più a metterlo in piedi.
Complessivamente io direi un bilancio positivo, soprattutto un fatto molto ma molto positivo: c'è stata una grande adesione dei cittadini della nostra regione, delle forze sociali, economiche, alle iniziative che abbiamo portato avanti, e quindi complessivamente anche una rilevante unità che ci ha consentito, se è vero che il commissario Zamberletti ha espresso un apprezzamento positivo per l'operato degli Umbri, di poter avere anche così qualche soddisfazione. Proseguiamo con le altre notizie. L'INPS comunica che sarà corrisposta l'integrazione salariale e, se spettanti, gli assegni familiari ai dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, esclusi datori di lavoro domestico e quelli di settore pubblico, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto o rimasti disoccupati per cause direttamente connesse con l'evento sismico. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro o dall'autorità comunale che comprovi la diretta dipendenza delle cause di inattività degli eventi sismici, ovvero per i soli lavoratori assenti, da una dichiarazione di responsabilità rilasciata dagli interessati. Per le ulteriori necessarie informazioni, i datori di lavoro e i lavoratori interessati sono invitati a prendere immediati contatti con le sedi locali INPS. Il comitato cittadino Terni è stato convocato dal sindaco Porrazzini per venerdì prossimo 9 gennaio alle ore 16 presso la residenza municipale di Palazzo Spada. L'iniziativa, promossa su mandato del consiglio comunale, servirà ad affrontare in maniera complessiva con le forze politiche, economiche e sociali la grave situazione dell'economia locale e ad impegnare tutte le energie attive della città nella ricerca di possibili soluzioni. Sempre a Terni, il Consiglio della Sesta Circoscrizione Valnerina ha disposto nei giorni scorsi la puntellatura dell'arco di Torre Orsina, un monumento del Settecento di notevole pregio artistico. Il provvedimento è stato preso a causa della situazione precaria della struttura, dalla quale si sono staccati alcuni frammenti. La comunità montana dei Monti del Trasimeno ha disposto l'inizio della campagna di abbattimento dei nidi della processionaria del Pino. L'opera di disinfestazione richiede anche per quest'anno la fattiva partecipazione dei cittadini, degli enti e delle associazioni. La comunità montana del Trasimeno quindi rinnova l'invito a tutti i cittadini interessati, agli enti e alle associazioni, di segnalare subito i casi ove si rendesse necessaria l'opera di intervento. Si può telefonare al numero 20 307 e 61 317. Passiamo ora allo sport. Notevole risonanza per la pallacanestro umbra, la costituzione a Bastia umbra di una società cestistica, la AST 80 Bastia, che è subito riuscita ad abbinarsi con la Kimal di Perugia, una società che vende macchinari di precisione per ospedali ed istituti di analisi. A Bastia, a breve scadenza, grazie all'amministrazione comunale, sarà pronto un palazzetto dello sport. Sempre per lo sport, domani al Palazzetto dello Sport di Perugia, in via Pellini, alle ore 18, incontro di pallavolo valevole per il campionato di Serie B femminile fra le perugine della Sirio e la rappresentativa emiliana dello Zanoni di Faenza. E sempre per lo sport, vediamo ora un'intervista curata dal collega Vincenzo Giovi con il tecnico del Perugia, Renzo Olivieri. Amici sportivi, buonasera, siamo in un attimo di sosta, c'è il Mundialito, quindi si gioca il torneo di Capodanno, qui con me il tecnico del Perugia, Renzo Olivieri, con cui facciamo una chiacchierata sull'attuale condizione del Perugia e su quello che potrà essere questo campionato di Capodanno, soprattutto per certe verifiche, Renzo, della squadra e per certi, naturalmente, certi correttivi di cui ha bisogno questa squadra. No, un torneo che serve a noi per tenere la condizione, per cercare di non perdere il ritmo gara. D'altra parte, in passato le soste ci hanno danneggiato notevolmente, per cui può essere importante se lo sfruttiamo in questi termini. Quindi non andare alla ricerca del risultato, perché non ci interessa, a noi interessano altri risultati, cercare di mantenere la condizione cercando di impegnarsi in misura giusta, magari evitando incidenti, e così cercando di affinare certi automatismi che in avanti magari
al momento attuale sono ancora carenti. Il torneo Ponte ci ha dato una certa indicazione, Renzo, cioè un Perugia più goliardico, più rilassato, più disinvolto, realizza 2 gol alla Roma, però ne becca 5, anche se qualcuno naturalmente era di dubbia fattura. Ecco, è un fatto questo che era il modulo che naturalmente poteva essere dissennato, o una deconcentrazione proprio naturale dei ragazzi che anche in difesa naturalmente lasciavano un po' certe marcature a desiderare? È una deconcentrazione naturale dovuta alla poca considerazione di questo torneo. D'altra parte avevamo giocato il giorno prima una partita molto impegnativa, siamo andati a Roma, abbiamo tenuto per un tempo e mezzo, poi abbiamo pagato lo sforzo del giorno prima. Abbiamo fatto 2 gol alla Roma perché la Roma è una squadra che gioca in un modo che può prendere dei gol, e quindi questi 2 gol sono venuti attraverso manovre che la Roma soffre. Quindi direi così, questo considerare la squadra spregiudicata nella partita fatta a Roma del torneo Ponte, non direi. La squadra ha giocato in scioltezza, sì, come gioca in scioltezza le partite amichevoli. Quindi allora c'è da augurarsi ed auspicabile che questo torneo di Capodanno il Perugia non lo accolga così come il torneo Ponte, ma ecco, ne faccia tesoro, soprattutto per vedere quei correttivi che tu dovrai fare per dare maggiore consistenza offensiva, e che tutta la squadra si concentri soprattutto per quanto concerne solamente una manovra corale, per poi metterla in pratica al ritorno al campionato, dove ci sono solamente i punti importanti. Ma direi di sì, senza perdere però quella che è la nostra concentrazione difensiva, perché se per apportare dei correttivi in avanti dovessimo far perdere concretezza al nostro reparto difensivo faremmo un grosso errore, perché non mi stancherò mai di ripeterlo, la salvezza del Perugia passa attraverso e soprattutto la nostra difesa. C'è necessità di migliorare in avanti, però c'è anche la necessità di continuare a prendere pochi gol. Ecco, quindi abbiamo la certezza che naturalmente questo impegno verrà preso con una molta serietà, soprattutto per impostare la squadra, ecco, in una maniera più offensiva, senza dissennatamente portarla all'arrembaggio come vorrebbero tante volte nei momenti in cui si chiede il gol, ma ecco, con la dovuta concentrazione, soprattutto con il ragionamento logico, per dare con una maggiore spinta offensiva senza naturalmente sconvolgere nulla nelle retrovie. Direi di sì. E concludiamo la videocronaca con i consueti spettacoli cinematografici. A Perugia, a Lilli, Biancaneve e i 7 nani. A Lux, Un amore in prima classe. Al Mignon, Bentornato Picchiatello. Al modernissimo, Il diabolico complotto del dottor Fu Manchu. Al Pavone, Il bisbetico domato. Al Turreno, Il vizietto numero 2. Allo Zenith.